Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La liturgia di oggi ci propone l'incontro tra Gesù e un uomo che possedeva molti beni e che è passato alla storia come il giovane ricco. Non sappiamo il nome. Il Vangelo di Marco, in realtà, parla di lui come un tale, senza dirne l'età e il nome, a suggerirci che in quell'uomo possiamo vederci tutti, come un specchio. Il suo incontro con Gesù, infatti, ci permette di fare un test sulla fede. Un test, io mi faccio, leggendo questo, un test sulla mia fede. Quel tale esordisce con una domanda: che cosa devo fare per avere la vita eterna? Notiamo i verbi che utilizza: dover fare per avere, dover per avere. Ecco la sua religiosità: un dovere, un fare per avere. Faccio qualcosa per ottenere quel che mi serve. Ma questo è un rapporto commerciale con Dio, un do o des. La fede invece non è un rito freddo e meccanico, un devo facere e ottengo. No, non è quello. È questione di libertà ed amore. La fede è questione di libertà e questione di amore. Ecco un primo test. Che cos'è per me la fede? Se è principalmente un dovere o una moneta di scambio, siamo fuori strada. Perché la salvezza è un dono e non un dovere. La salvezza è gratuità e non si può comprare. La prima cosa da fare è liberarci di una fede commerciale e meccanica, che insinua l'immagine falsa di un Dio contabile, un Dio controllore, non padre. Un Dio che non è padre. E tanti, o tante volte nella vita, possiamo vivere questo rapporto di fede commerciale. Io faccio questo perché Dio mi dia questo. Gesù, secondo passaggio, aiuta quel tale offrendogli il volto vero di Dio. Infatti, dice il testo, fissò lo sguardo su di lui e lo amò. Questo è Dio. Ecco da dove nasce e rinasce la fede. Non da un dovere, non da qualcosa da fare o pagare, ma da uno sguardo di amore da cogliere. Così la vita cristiana diventa bella se non si basa sulle nostre capacità e sui nostri progetti, ma si basa sullo sguardo di Dio. La tua fede, la mia fede, è una fede stanca? Vuoi rinvigorirla? Cerca lo sguardo di Dio, mettiti in adorazione, lasciati perdonare, stai davanti al crocifisso, insomma, lasciati amare da Lui. Questo è l'inizio della fede, lasciarsi amare da Lui, che è Padre. Dopo la domanda e lo sguardo, c'è, terzo e ultimo passaggio, un invito di Gesù, che dice: una cosa sola ti manca. Che cosa mancava all'uomo ricco? Il dono della gratuità. Va, vendi quello che hai, dallo ai poveri. E quello che forse manca anche a noi. Spesso facciamo il minimo indispensabile, mentre Gesù ci invita al massimo possibile. Quante volte ci accontentiamo dei doveri, i precetti, qualche preghiera, tante cose così, mentre Dio, che ci dà la vita, ci domanda slanci di vita. Nel Vangelo di oggi si vede bene questo passaggio dal dovere al dono. Gesù inizia ricordando i comandamenti:
non uccidere, non commettere adulterio, non rubare e così via. E arriva la proposta positiva: va, vendi, dona, seguimi. La fede non può limitarsi al no, perché la vita cristiana è un sì d'amore. Cari fratelli e sorelle, una fede senza dono, una fede senza gratuità, è una fede incompleta, è una fede debole, una fede ammalata. Potremmo paragonarla a un cibo ricco e nutriente a cui però manca sapore, o a una partita più o meno ben giocata ma senza gol. No, non va, manca il sale lì. Una fede senza dono, senza gratuità, senza opere di carità, alla fine rende tristi, come quel tale che, pur guardato con amore da Gesù in persona, tornò a casa rattristato e scuro in volto. Così dice il Vangelo. Oggi possiamo domandarci: a che punto sta la mia fede? La vivo come una cosa meccanica, come un rapporto di dovere o di interesse con Dio? Mi ricordo di alimentarla lasciandomi guardare e amare da Gesù? Lasciarsi guardare e amare da Gesù. Lasciarci che Gesù ci guardi, ti ami, e attratto da Lui corrispondo con gratuità, con generosità, con tutto il cuore. La Vergine Maria, che ha detto a Dio un sì totale, un sì senza ma, queste, non è facile dire dei sì senza ma. La Vergine ha fatto così, un sì senza ma, che lei ci faccia assaporare la bellezza del fare nella vita un dono. Angelus Domini, nunc habet Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Ut digni officianum promissionibus Christi. Gratiam tua, an questum Domine, mentibus nostris infunde, Ucchi angelo annunziante, Cristi Fili tui, incarnazione coniovim, per passione meius ad crucem, a resurrezione gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et in lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunque tusque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, anche oggi ho la gioia di annunciare la proclamazione di nove beati. Ieri a Napoli è stata beatificata Maria Lorenza Longo, sposa e madre di famiglia del secolo XVI. Rimasta vedova, fondò
a Napoli l'ospedale degli incurabili e le Clarisse Cappuccine. Donna di grande fede e di intensa vita di preghiera, si prodigò per le necessità dei poveri e dei sofferenti. Oggi poi, a Tropea, in Calabria, è stato beatificato Don Francesco Motola, fondatore degli Oblati e delle Oblate del Sacro Cuore, morto nel 1969. Pastore celante, instancabile, annunciatore del Vangelo, fu testimone esemplare di un sacerdozio vissuto nella carità e nella contemplazione. Un applauso ai nuovi beati. Oggi, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, vorrei ricordare i fratelli e le sorelle affetti da disturbi mentali e anche le vittime, spesso giovani, di suicidio. Preghiamo per loro e per le loro famiglie, affinché non vengano lasciati soli né discriminati, ma accolti e sostenuti. Saluto tutti voi, romani e pellegrini di vari paesi, famiglie, gruppi, associazioni e singole fedeli. In particolare saluto i fedeli di Bussolengo e quelli di Novoli. I crescimandi della parrocchia della Resurrezione in Roma e la cooperativa del Sole di Corbetta. Anche vedo che ci sono da Montella, anche li saluto, anche con l'immagine di Suor Bernardetta. Preghiamo per la pronta canonizzazione. A tutti auguro una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.